Le Ciminiere apre le porte alla 12ª edizione di Sposami, il salone dedicato al mondo del wedding e della casa. Un'elegante cerimonia inaugurale ha dato avvio alla 12ª edizione di Sposami Expo, una cerimonia ricca di attrazioni trasmessa anche in diretta streaming sul sito sposamiexpo.it. Ad aprire la manifestazione sfilate di abiti da sposa e cerimonia nell'area eventi, corredate da musica e spettacoli. Ad attendere i futuri sposi, oltre 200 espositori che anche quest'anno hanno reso la fiera il più importante riferimento nel mondo del wedding per il Sud Italia. Sposami arriva e giunge alla 12ª edizione. Quali saranno le novità di questa nuova avventura? È una edizione spumeggiante, un sabato che inizia con il migliore degli auspici, migliaia di visitatori che hanno invaso davvero le ciminiere, 240 stand, un calendario di eventi, una quantità e qualità di aziende che hanno esposto a Sposami che davvero ci lascia ogni anno piene di entusiasmo. Abbiamo appena iniziato, tra poco andremo tutti in passerella a vedere le collezioni sposo, sposa e cerimonia, i nostri concorsi, le nostre torte nuziali, la possibilità di vincere quasi un matrimonio, quindi è davvero impossibile non rimanere stregati probabilmente da una manifestazione così ampia, così elegante, almeno gli altri dicono questo, quindi davvero grande emozione per noi. Allora, un grosso in bocca al lupo per questa nuova 12ª edizione. Crepi il lupo, voi ovviamente assaggiate tutto, fate un giro e poi mi saprete dire, così scoprite le tendenze del matrimonio, auguri. Wedding and Wine è stata la novità trendy di quest'anno. Si tratta di un modo per fare cultura nell'ambito del matrimonio, ovvero un'opportunità per apprendere e saper scegliere il giusto vino da abbinare al menù del ricevimento di nozze. Per l'edizione 2016 è previsto un ricchissimo calendario eventi, tra i quali l'esibizione dell'ospite Stefania Bruno, stand artist del programma Mediaset Tu sì che vales. Le coppie potranno anche iscriversi ai concorsi ufficiali del salone. Modelli sposi, The Wall of Love, Wedding Photo Galleries, Coppia alla Coppia, Wedding Cake Show e Wedding Design Awards. Per tutti gli sposi partecipanti, in palio ricchi premi per un valore economico complessivo di migliaia di euro offerti dagli espositori. La fiera accoglierà le coppie di sposi per tutta la settimana e anche quest'anno offrirà la possibilità di organizzare il proprio matrimonio attraverso consulenze di grandi professionisti del settore wedding, che metteranno a disposizione la propria esperienza al fine di rendere unico e speciale il giorno più bello della loro vita. Un evento importante e anche, devo dire, molto bello, suggestivo qui a Catania, questo evento che mette in mostra non solo abiti da sposa ma consente a tantissimi stilisti di poter promuovere la produzione che appunto mettono in campo. Io voglio ringraziare in particolare la manager, la dottoressa Barbara Mirabella, che diciamo ci cimenta ogni anno su questa cosa e lo fa con grande entusiasmo ma anche con grande capacità e professionalità. Credo che questo sia un aspetto importante non soltanto per questa mostra ma per la città, perché avere manager di questo tipo, donne impegnate, capaci, è una, posso dire, una risorsa per la città, per la Sicilia, e bisogna che questa si valorizzi. È una fiera che ha superato i confini territoriali della nostra regione, la più importante fiera del Sud Italia con oltre 200 espositori, con eccezionali ricadute economiche per il territorio nel suo complesso. Ecco perché a Barbara Mirabella, Expo, allo staff che l'accompagna in questa splendida avventura va certamente il plauso delle istituzioni, perché qualsiasi evento fieristico determina una ricaduta importante. Quello odierno, che viene formalmente inaugurato, lo determina in maniera ancora più cospicua, data la valenza dello stesso. Ecco perché va certamente il plauso con chiarezza, con sincerità e con un augurio di un proficuo lavoro. Il matrimonio siciliano, quindi di Sicilia, sta ottenendo dei risultati, dei riscontri al di là di ogni più rosea aspettativa. In effetti la nostra terra non ha da invidiare niente a nessuno sotto il profilo della tradizione e anche della legittimazione storica, per cui per quel che mi concerne, sia attraverso il lavoro fatto in 16 anni con la Casa De Grecale, con Villa Verdiana e adesso da ultimo con matrimoniodisicilia.com, non sto facendo altro che
fare riemergere quella che è la bellezza, la preziosità di una tradizione legata ad una terra assolutamente speciale, un museo a cielo aperto, così ricca di storia, di cultura, di bellezza, di sicilianità egregia, e quindi non posso far altro che in questa sede, in questa bellissima 12ª edizione di Sposami, ritengo che sia un'edizione che veramente passerà alla storia per la quantità di dettagli di grande livello che stiamo vedendo proprio in questo momento.